Buonasera e ben ritrovati con Sportivamente, o meglio con Domenica Sport, una domenica caratterizzata da tantissimi servizi nel corso di questa serata. Partiamo però dalla Serie C con due pareggi, quello del Novara e quello del Gozzano, 2-2 per gli azzurri, avanti di due gol sono stati ripresi nel finale. Per quanto riguarda invece il Gozzano, rimane imbattuto lontano da casa, 1-1 contro la Pro Patria. Gol Mastroianni per i Lombardi e poi il pareggio al 12° della ripresa di Gigli. Avremo ospite domani Lunardon nel corso di Dilettanti per Dire, il team manager del Gozzano. Andiamo invece in Serie D, è stata una giornata divisa tra sabato e domenica. Lecco Sanremo 2-0, Lavagnese Fezzanese 1-1, Arconatese Milano City 1-1, Casale Chieri 2-1, Ligorna Sestri Levante 3-2, Bra Stresa 0-1, vittoria firmata da un autogol, quello di Brancato al 44° del primo tempo per i Blues in attesa ancora del nuovo allenatore. Folgore Caratese Savona 0-2, Borgosesia Prodronero 5-1, Inveruno Borgaro 2-0, per una classifica che vede davanti a tutti il Lecco, che ha allungato vincendo lo scontro al vertice contro il Sanremo 38 contro 37, Savona 27 a 25 il Casale, a 24 il Ligorna, a 21 il Bra, 20 per l'Inveruno, a 19 il Chieri, 18 Folgore Caratese, 17 Lavagnese e Sestri Levante, a 15 l'Arconatese con la Fezzanese, il Borgosesia risale a 14, risale a 12 invece lo Strese insieme alla Prodronero, Milano City 10, Borgaro 4. E per quanto riguarda l'Eccellenza, rimane bellissima la lotta al vertice con il Verbania che torna davanti. Accademia Borgomanero Pro Eureka 1-0, Roce Pondonnas 2-0, Aigrevi Lapianese 2-1, il Verbania vince 3-1 contro il Vanchiglia, 2-1 tra Borgo Vercelli e Arona, 2-1 tra Labiellese e Lucento, 2-0 tra Trino e Baveno, vittoria per 6-2 in esterna dell'Alicese contro l'Orizzonti United. Il Verbania, come detto, è davanti a tutti con 31 punti, l'Accademia Borgomanero è a 30, ad una giornata dal termine del girone d'andata. Pondonnas 29 al terzo posto, Vanchiglia 25, Labiellese e Alicese 22, Aigrevil 21, Roce 20, Borgo Vercelli 19, Pro Eureka 18, a 17 il Baveno, il Trino è a 16, 14 Lucento, 11 Arona, Lapianese 10, Orizzonti United ultimi con 5 punti. Il Verbania è tornato capolista, andiamo a vedere com'è. Ribalta nel secondo tempo la gara il Verbania nel match interno contro il Vanchiglia, dopo che la prima frazione di gara era terminato 1-0 per la compagine ospite. Andiamo in cronaca a vedere le emozioni che hanno caratterizzato il match delle Pedroli di questo pomeriggio. Si fanno subito viva la formazione di De Gregorio con un tiro di Bussi al secondo che termina a lato. Al 12° vantaggio per la compagine ospite, mette la palla in mezzo Senè, Gattone non arriva, Gatti sì, sbaglia la porta però ed è 1-0 per il Vanchiglia. Ancora al 36° bravo Senè a sfondare sulla fascia, a mettere la palla in mezzo dove il colpo di testa di Ahmed Karvad termina alto. Si fa vivo il Verbania al 41° con una punizione di Corio, con Gatti che devia e Capello che blocca. Ancora Verbania sul finire del primo tempo su una palla in aria che viene respinta coi pugni, prova la botta sicura a Cambò, ma la difesa respinge. L'ultima occasione del primo tempo sarà quello che sarà la ripresa del protagonista del match con Artiglia che mette largo. Nel secondo tempo parte subito forte il Verbania, in due minuti la ribalta. Al secondo Soplantai cade nella finta di Artiglia, lo stende, inevitabile il calcio di rigore. Musso guarda il portiere, una volta che il portiere si butta calcio centrale ed è 1-1. Un minuto dopo un vero e proprio gioiello di Artiglia che semina lo scompiglio nella difesa del Vanchiglia saltando un paio di uomini, entra in area, mette la palla d'incrocio e fa esplodere il Pedroli per quello che è il gol del 2-1. Verbania che rimane in 10 all'ottavo con un rosso diretto più che giusto per Adamo, che fa una brutta entrata sulla tre quarti campo del Verbania e si merita un cartellino rosso inevitabile. Il Verbania non demorde però, nonostante la inferiorità numerica va all'attacco. Al 14° Cambò ci prova in diagonale con Capello che respinge, Cambò che era in gioco perché il tocco è del difensore del Vanchiglia che rimette in gioco appunto il centrocampista bianco cerchiato.
Al sedicesimo è ancora Artiglia, vero e proprio MVP della gara, a sfondare sulla fascia, mette la palla sul secondo palo, dove però Austoni non riesce a metterla in rete, poi l'azione sfuma. Al ventiquattresimo si fa vivo il Vanchiglia, bella la sponda di Cravetto, il tiro di Moreo termina alto sopra la traversa. Al ventiseiesimo c'è una mischia in aria del Verbania con la difesa che poi riesce a liberare. Ci prova al trentiduesimo Moreo con una punizione con la barriera che mette in angolo. Viene a 3 minuti dalla fine allontanato Frino dalla panchina e al 48esimo il vero e proprio miracolo di Gattone. Bussi va con la testa, va colpo sicuro, riflesso del portiere del Verbania è strepitoso e la partita rimane sul 2-1. Al quinto di recupero tutto avanti il Vanchiglia alla ricerca del pareggio, ma la mischia non produce effetti, anzi sì, lo produce per il Verbania. Artiglia, spinto anche dal pubblico, si fa tutto il campo e a porta vuota può sigillare quello che sarà il risultato finale. Verbania 3, Vanchiglia 1. Corriamo come a Artiglia da Verbania a Borgomanero perché i rossoblù rimangono in scia. L'Accademia Borgomanero saluta il suo pubblico per questo 2018 con una vittoria tanto sofferta quanto importante a deciderla Manfroni. Primo tempo davvero soporifero con pochissime occasioni da rete. La prima al 22esimo, bella combinazione al limite dell'area fra Secci e Cabrini con quest'ultimo che trova la conclusione. Palla a lato di poco. L'unica vera occasione della frazione arriva al 23esimo. Cross dalla sinistra perfetto per la testa di Cherchi che tutto solo gira il pallone ma non riesce a dargli forza. Zamariola ben appostato neutralizza in tuffo. Al 48esimo prosettimo in 10. Batte becco al limite dell'area a seguito di un normale fallo di gioco. Franci ingenuamente si lascia andare, per lui rosso diretto. Paradossalmente però in 10 uomini la prosettimo è pericolosa proprio allo scadere. Qualche secondo prima dello scadere di frazione infatti calcio di punizione dalla lunga distanza. Taraschi batte palla a lato di un soffio. Ripresa decisamente molto più vivace al 15esimo. Bella combinazione poi Manfroni poi al limite dell'area che porta quest'ultimo a calciare al volo di prima intenzione. Attento Zamariola a neutralizzare sul suo palo. Al 22esimo ancora padrone di casa pericolosa. Gran giocata di poi che si libera di un avversario con la suola, scambio con un compagno e poi apertura intelligente per Secci che tutto solo da destra manda alle stelle. L'unica occasione del secondo tempo della prosettimo arriva al 23esimo. Ingenuità al limite dell'area da parte dell'Accademia, ne approfitta Longo che controlla e tira attento a Tornatora e respinge di piede. Al 26esimo contatto in area di rigore. Leto Colombo anticipa in aria un avversario che lo tocca, netto il contatto, l'arbitro lascia proseguire. Al 31esimo ancora Accademia, cross teso dalla destra di Secci per poi appostato in area di rigore l'attaccante non ci arriva per un soffio e anzi prova a prenderla anche di mano, inevitabile il giallo per lui. Al 33esimo ancora rossoblù, girato al volo di Beretta dal limite dell'area, palla alle stelle. Si complica ancora la partita per la prosettimo al 36esimo e resta in 9. Veloce ripartenza condotta da poi intervento da dietro netto di Taraschi, per lui rosso diretto. Il gol che sblocca definitivamente la partita e che sigla il risultato di 1-0 arriva al 43esimo. Azione sulla sinistra condotta da poi, palla in mezzo per Manfroni che tutto solo davanti al portiere insacca. Per la prosettimo le espulsioni non sono finite perché al 45esimo è costretto a lasciare la panchina anche l'allenatore Tosoni. Caduta l'ex capolista Pondonassa Romentino, andiamo a vedere come. Una roce perfetta domina il Pondonnaz e coglie la terza vittoria nelle ultime 4 partite. Doppietta di Latta Jack. Al 15esimo, prima occasione per la roce, scambiano i due avanti Latta Jack per Blanda, diagonale fuori. Dopo 2 minuti, stesso asse per i novaresi, ancora Latta Jack per Blanda. Il pallone entra ma la bandierina si alza. Annullato quello che poteva essere il primo gol stagionale dell'ex sestese. Al 42esimo, genialata meravigliosa di un giocatore sublime come Nicolò Lazzarini. Latta Jack taglia bene ed è lucido davanti a Gini. Quarto gol del suo campionato, 1-0 meritato per la Roce, interrotta l'imbattibilità dei Valdostani a 275 minuti. Nella ripresa al sesto, Roce ancora dominante, Lazzarini continua ad inventare, Blanda è altruista, va da Latta Jack che sciupa, poi Blanda è fermato in fuorigioco. Al decimo
novaresi imprendibili e bellissimi da vedere. L'Attajek va da Blanda che si divora il raddoppio al 13esimo, è maturo il 2-0. Il pennello questa volta lo prende Andrea Incontri, la sua verticalizzazione concretizzata dall'Attajek per la sua doppietta personale. Al 16esimo l'Attajek è galvanizzato e non si ferma, la mette per Blanda che viene ostacolato e non riesce a sbloccarsi. Al 28esimo il Pondonnas si presenta per la prima volta davanti, lo fa con Bresciani. E il neo entrato Jeantet Marizzetto è super nell'ultimo minuto di recupero. All'ultimo pallone Rizzetto si conferma portiere da futuro Rosio e respinge gli assalti di Lizio e Varvelli, portando a 370 minuti la sua imbattibilità. Super 2-0 della Rocia, al terzo successo stagionale al Beretta Muttini. Vittoria anche per il Borgo Vercelli contro l'Arona. Prevale per 2-1 il Borgo Vercelli sulla Rona, non è bastata la gran volontà della squadra del Lago per poter riprendere, diciamo, i due gol che aveva subito nel primo tempo. Al comunale Aldo Viglino, al 15esimo, Borgo Vercelli pericoloso, lancio perfetto dalla sinistra, Caramanda si leva su tutti e di testa neutralizza l'offensiva. Emiliano Rossini guida i suoi dalla tribuna a causa delle 6 giornate di squalifica. L'arbitro di Nichelino invece, Giovanni Cito, lascia giocare, sorvola anche su qualche tocco al limite del consentito. Al 25esimo Bertolone, vicino al vantaggio per i suoi, Beltrami alza sopra la traversa. Al 26esimo, sul conseguente tiro della bandierina, Bertolone, ancora lui in corna di testa centrale per l'1-0, Borgo Vercelli in vantaggio. Al 33esimo c'è un improvviso cambio di fronte, i Granata si infiltrano sulla sinistra, Niemi tocca in mezzo per l'ex Vergadoro che, libero da marcature, non sbaglia e insacca per il 2-0. Al 7° minuto 3 parate consecutive di Maffezzoni su Cherchi e Ninque, Arona rembante vicino al pari. Più vivace infatti l'11 del Lago all'inizio del secondo tempo. All'11esimo c'è un fallo di Ninque, abbastanza cattivo, su Niemi, ammonito l'8 aronese. Al 24esimo Vergadoro si invola centrale, vede Beltrami fuori dai pali, invece di fare uno scavetto calcia di potenza fuori bersaglio. Ancora Vergadoro, perfetto il suo controllo di testa, ma in tuffo tra l'altro questa volta, veramente una bella azione, ma alto sopra la traversa. Al 32esimo gran botta del neoentrato Tian per gli ospiti, para facendo rimbalzare a terra due volte la palla il portiere di casa. Il terzo straniero della Rona ci ha provato da molto lontano. Al 37esimo Maffezzoni smorza le speranze dei laquali. Al 38esimo il gol della squadra del San Carlone è rimandato di un minuto. Di potenza Ninque mette sotto la traversa e centrale. La Rona ci crede e preme fino al 4° minuto di recupero, ma il risultato non cambia, quindi Borgo Vercelli 2 a Rona 1. Anche in promozione è cambiata la capolista, è il Cossato, Ceversama Biella Omegna 2-0, bruttissima prestazione dei rossoneri, sconfitti per 2-0 Umeroschi e Curtolo, i marcatori per i biellesi, Piedimulera Lachivasso 1-0, Dufour Varallo 2, Vogogna 2, rimonta doppia per la squadra di Roberto Chiara Vallotti, Sparta Novara Oleggio 0-1, Bianzè Ponderano 3-1, Valduggia ed Ormelletto in campo in questi minuti. Briga Cossato 1-3, Juventus Domo Fulgo Roncovaldengo 0-0, per una classifica che vede il Cossato con 30 punti, Fulgo Valdengo 29, Oleggio 27, Piedimulera 24, si stacca l'Omegna 23 insieme allo Sparta Novara a 21, Briga e Bianzè a 20 il Valduggia. A 17 invece c'è la Juventus Domo, a 16 il Vogogna, 15 Ponderano, 12 Dormelletto e Ceversama Biella, Dufour Varallo 11, Lachivasso 3, naturalmente Valduggia e Dormelletto con una partita in meno. Andiamo a vedere la sfida del comunale di Briga con la vittoria del Cossato. Vince in rimonta il Cossato che sbanca Briga e sorpassa anche il Valdengo portandosi al comando della classifica. Il Briga gioca bene per mezz'ora, poi subisce il ritorno di un Cossato quadrato e ben disposto in campo e nulla può. Gara che entra nel vivo al 9° quando dal piede di Paracchini nasce il vantaggio dei padroni di casa. La punizione del capitano, da posizione defilata, assume una traiettoria che beffa Loggia e che va a spegnersi sotto l'incrocio dei pali dalla parte opposta al punto di battuta. Briga che va vicino al raddoppio al 18esimo quando Salvatore, ben posizionato in area, conclude a fil di palo con la difesa ospite ferma a guardare.
Il Cossato è in grossa difficoltà al cospetto di un Briga ben messo in campo e ordinato. E ci vuole un'invenzione di Chieppa al 40° per trovare il gol del pareggio. La conclusione del numero 11 biellese è perfetta e il pallone si infila dove Baccin non ci può arrivare. La ripresa si apre con una ghiotta occasione per la formazione ospite, con Abruzzo che prende d'infilata la retroguardia di casa. Baccin è attento e ci mette una pezza. È un altro Cossato però quello uscito dagli spogliatoi e al secondo Rocca mette in difficoltà Penarriol che lo aggancia in area. Dal dischetto Chieppa spiazza Baccin e completa il sorpasso. Al decimo fuga di Quadio sulla sinistra, cross sul secondo palo per Salvatore che scarica per la corrente Rocca. Rasoterra al volo, bloccato in due tempi da Loggia. Al 40° Curatolo ha sui piedi il match point, ma Sapescu, subentrato a Baccin infortunato, salva i suoi, deviando in calcio d'angolo. Al 46esimo è Chieppa in contropiede a fallire il terzo gol. Il terzo gol arriva al 48esimo e porta la firma di Cafaro, anche lui subentrato nei minuti finali, che vince un corpo a corpo e batte Sapescu per il gol del 3-1 per il Cossato, che da questa sera è primo in classifica. La Juventus Domo non segna, non vince, ma ferma comunque l'ex capolista Valdengo. La migliore Juventus della stagione non basta per battere la capolista e interrompere un digiuno di vittorie che va avanti da un mese e mezzo. Termina 0-0 tra i Granata e la Fulgoronco Valdengo, al termine della partita interamente dominata dalla squadra di casa. Vediamo le immagini. La prima occasione del match la crea al sesto minuto il nuovo acquisto con Paroli, arrivato in settimana da Lomegna. Su una sponda di Bini all'indietro, Scaramozza verticalizza di prima intenzione per il numero 7, che cerca il primo palo ma trova l'intervento di Lanza. Un minuto più tardi, ancora Granata in avanti con Aliata, che sale in progressione e imbuca per Bini, solo davanti al portiere, ma il tiro del centravanti è debole e centrale. Al decimo, ancora con Paroli, pericoloso da fuori area, con un tiro potentissimo, che non inquadra la porta. Al dodicesimo, Aliata serve Scaramozza, che cerca di prendere alla sprovvista il portiere fuori dai pali, ma calcia alto di poco. Al 24esimo, la prima vera occasione per la Fulgoro Valdengo, che nasce da un pasticcio difensivo della Juve Domo. Palla persa in disimpegno con Lattanzio fuori dai pali, rizzato punta al portiere, lo salta secco con il doppio passo, ma grazie Granata calciando sull'esterno della rete. Al 38esimo la Juve Domo si fa ancora avanti con una situazione di gioco ricorrente. Palla in verticale su Bini che scambia veloce con Comparoli, ma dentro l'area la difesa ospite chiude in angolo l'assist per la punta. Al 43esimo occasionissima per gli ospiti con Marazzato, che su calcio di punizione incorna da posizione sospetta ma colpisce male il pallone. Juve Domo lanciatissima anche nei primi minuti del secondo tempo. Al sesto, palla in verticale per Comparoli. Buca completamente l'intervento di Aie, ma Lanza interviene con i piedi, sventando l'occasione. Un minuto più tardi, Scaramozza dalla destra mette un pallone tesissimo in mezzo e Comparoli da due passi calcia alto. Al 21esimo ci prova la Fulgoro Valdengo, punizione dal limite di Romussi, alta di pochissimo. Al 25esimo Scaramozza si coordina dai limiti dell'area e calcia all'angolino, ma ancora Lanza la mette in calcio d'angolo. Sul corner seguente Comparoli riceve a rimorchio, lancia un missile verso la porta, deviato in angolo. Ancora Seido Granata al 35esimo, pallone lungo dalle retrovie, sempre Comparoli ci crede e brucia in scatto il difensore, ma ancora una volta è Lanza a vincere il duello. Al 39esimo tentativo Fulgor con Romussi, che cerca la conclusione rapida, ma è centrale e Lattanzio la blocca facilmente. Nel finale, ancora due tentativi della Juve Domo, prima con il tiro da fuori di Falcioni al 44esimo, parato da Lanza, e poi all'ultimo secondo con Bini, che apre troppo la conclusione mancina. Con molti rimpianti, i Granata rubano soltanto un punto alla capolista. Basta un gol al Piedimulera contro il Fanalino di coda. Andiamo a vedere le azioni. Il Piedimulera si impone sull'Achivasso con il risultato finale di 1-0 in una gara giocata prevalentemente a centrocampo che non regala grandi emozioni. La cronaca. Il primo sussulto del match arriva al decimo con Marco Fernandez che lancia Progni, la cui conclusione si spegne sul fondo. Bella occasione per gli ossolani all'11esimo. Tinaglia dalla sinistra trova Tasina all'altezza del secondo palo che mette in mezzo per Progni, il quale di testa sotto porta va di poco a lato. Il gol che sblocca la gara arriva al 18esimo. Marco Fernandez trova il varco giusto per Mammucci che viene atterrato da Ignazzi. Il direttore di gara segna il penalty per i gialloblu che Andrea Fernandez trasforma. Al 24esimo Ceschi fa da sponda per Marco Fernandez che trova l'imbucata per Progni. Ignazzi è provvidenziale e smanaccia.
Progni ancora protagonista al 30esimo, quando viene servito da Andrea Fernandez, bello il controllo del numero 7 giallo-blu, ma il tiro termina sull'esterno rete. Gli ospiti non riescono a uscire dall'assedio, al 34esimo ci prova anche Marco Fernandez, il suo diagonale termina però largo. Al 45esimo i torinesi si presentano per la prima volta dalle parti di Sivero e si rendono pericolosi con Stroppiana, che raccoglie una respinta corta sul corner di Mascolo e dal limite dell'area calcia a botta sicura. Sivero la vede all'ultimo e con i piedi salva. Al rientro dagli spogliatoi i ritmi di gioco rimangono bassi e bisogna attendere il 29esimo per vedere un'azione degna di nota, con l'Achivasso che si fa vedere con bel tempo, il cui cross dal fondo viene neutralizzato da Sivero che anticipa Ignazzi. Al 31esimo punizione di Marco Fernandez, la difesa respinge e Ceschi da fuori prova l'esterno, palla sul fondo. Piedi Mulera vicino al raddoppio al 33esimo, Cugliandro apre sulla sinistra per Marco Fernandez che tenta di sorprendere Ignazzi con un pallonetto, l'estremo difensore ospite con un colpo di reni gli dice di no. I ragazzi di Mister Poma spingono sull'acceleratore, al 38esimo Ceschi dal fondo serve una palla d'oro per Tasin che colpisce a botta sicura, ma Simondi sulla linea gli nega la gioia del gol. Brivido per i padroni di casa al 49esimo, corner di Varacalli, Sivero in uscita non ci arriva e Ignazio a due passi calcia, ma Mammucci salva i suoi e termina così 1-0 per il Piedimulera. Prima categoria, andiamo con i risultati. Feriolo Gattinara 1-0, Romagnano Trecate 0-3, Fomarco Cannobiese 1-2, 2-1 tra Serra Vallese e Crevolese, Mergozzese San Martinese 1-3, 1-1 tra Momo e Ornavassese, Agrano Sizzano 1-3, Olimpia Sant'Agabbio Bule Bellinzago 0-2. Il Bule Bellinzago è davanti con 35 punti, Trecate 28, Ornavassese 25, Serra Vallese 24, Sizzano e Crevolese 21, Gattinara 20, 19 per il Feriolo. Feriolo con la Cannobiese, 18 Olimpia Sant'Agabbio, 16 San Martinese, 15 Romagnano, 14 Momo, 13 Agrano, 11 Fomarco, 8 Mergozzese. Andiamo a vedere la vittoria del Feriolo. Un guizzo di Ciriano a 10 minuti dalla termine regala 3 punti d'oro al Feriolo in un match tirato, equilibrato e anche nervoso, soprattutto nelle finali con il Gattinara. La partita bloccata in avvio nei primi 20 minuti, non succede di fatto nulla. La prima conclusione debole e centrale di Linarello al 19esimo. Al 27esimo si vede il Feriolo con un sinistro alto di Beltrami. Poi finale di primo tempo più frizzante al 36esimo, Zamariello da ottima posizione, ciabatta però la sua conclusione al 39esimo, serpentina di Martinella, Marchetti mette in calcio d'angolo evitando problemi al 41esimo, bravo Jovanovic, assist per Beltrami che calcia addosso a Marchetti vanificando una grande occasione. Avvio di ripresa pirotecnico dopo un minuto, pallonetto di Beltrami, Marchetti sbaglia i tempi dell'intervento, Ghignone però calcia fuori da favorevolissima posizione sul ribaltamento di fronte, tiro dai 25 metri di perfetto, solo il palo impedisce al Gattinara di andare in vantaggio. All'11esimo ancora Zamariello su assist dalla destra, dal dischetto però la sua conclusione è anche in questa circostanza sballata. Al 36esimo il gol che decide la contesa, lancio dalle retrovie, Cirigliano scatta sul filo del fuorigioco, anticipa Marchetti e mette dentro il gol dell'1-0. Al 38esimo poco dopo Linarello ha la palla dell'1-1, il suo piattone viene però intercettato da Aglioli. Al 44esimo rosso diretto a Lanza che era già stato graziato in precedenza per una gomitata, al 50esimo, al quinto di recupero, balzo di Aglioli sulla punizione di Zamariello che salva il risultato e la vittoria del Feriolo. Seconda categoria, ecco i risultati: Quaronese Virtus Villa d'Ossola 3-2, Betto Leoleggio Castello 1-0, Casale Cortecerro Armeno 2-0, Riviera d'Orta Varzese 0-2, San Pietro Gravellona Provigezzo 2-3, Grignasco Voluntasuna 1-2, Lozzolo Crodo 1-3. In testa nel campionato di seconda categoria troviamo sempre la Quaronese con 27 punti, il Crodo ha 27 a pari punti con la Quaronese che ha vinto lo scontro contro il Virtus Villa. Andiamo velocemente anche con la terza categoria: Fondotoce San Maurizio 3-2, Mezzo Merico Barengo 2-0, Beurese Montecrestese 0-1, Varallo e Pombia San Vittore 2-3, Caltignaga Dinamo Megna 2-2, Voluntas Villa Branzac United 4-3. In testa abbiamo sempre il Maggiora, anche se non ha giocato, con 4 punti di vantaggio sulla Dinamo Omegna. Per quanto riguarda il basket, notizia positiva per la Vinavilla Cipir Domodossola che ha vinto per la prima volta in stagione 111-87 contro Siena. Invece la Paffoni ha vinto ieri sera, andiamo a vedere come.
Era forse il primo vero snodo stagionale dopo i fatti di Alba, dopo la sconfitta, e anche in condizioni difficili, visto le condizioni precarie di Cantone, di Grande, di Balanzoni e l'assenza che sarà per tutta la stagione, o almeno per 4-5 mesi, di Alessio Donadoni. La Paffoni, l'esame piombino che si presentava al Pala Bertelli di San Giorgio Sulignano con 3 vittorie consecutive, lo ha superato a pieni voti. Una vittoria costruita con una grande intensità difensiva, concessi solamente 60 punti agli avversari e trovando le giuste soluzioni in attacco. In particolare i protagonisti sono stati Lorenzo D'Alessandro, che ha giocato la sua miglior partita con la maglia della Fugaro, e Giuliano Samoggia, che è stato cruciale, determinante nello strappo decisivo nel secondo tempo. È tutto dunque con Domenica Sport, grazie per averci seguito.